Cioè, i brividi a parlare in questo bar, sapendo che c'è stato Joyce, Italo Svevo, altri veri scrittori, diciamo. Io sono più uno scribacchino se mi confronto a questi grandi autori. E come sono diventato scrittore? Sono diventato scrittore perché mi occupavo di progettazione e di progettazione a livello europeo. Cercavo di ottenere finanziamenti per delle onlus, eccetera. A un certo punto, sebbene molte di queste idee fossero assolutamente inedite, non riuscivamo mai con queste onlus o con altre società ad ottenere dei finanziamenti. Cioè, quindi, sebbene presentati in tempo, in regola, nelle sedi opportune, perché a un certo punto questa cosa mi sembrò molto particolare e avendoci anche rimesso molto di mio, sia di tempo che di denaro, ho incominciato ad indagare in qualche modo. Questo più o meno contemporaneamente alla nascita di quelle che poi furono le famose inchieste di Luigi De Magistris, dove questo ex PM ormai di Catanzaro, costretto dal CSM ad abbandonare il suo lavoro, aveva cercato di scoperchiare questo sistema di potere che si appropriava di tutti i finanziamenti pubblici in Calabria. Apparentemente la Why Not adesso è stata una folla di sapone, ma grazie. Cioè, Hanno scacciato il PM originario, hanno diviso in mille rivoli queste inchieste che erano complicatissime. Io ho letto molti degli atti, almeno quelli che sono stati resi pubblici. In più il famoso decreto di perquisizione della Procura di Salerno, che è la procura competente ad indagare sui magistrati di Catanzaro, che se si trova ancora in internet consiglierei a tutti di dargli una sfogliata, dove emerge proprio questa collusione tra poteri misteriosi, nascosti. Cioè, infatti, alcuni degli imputati, soprattutto i più illustri, come l'ex governatore della Calabria Giuseppe Chiaravalloti o l'attuale deputato del PDL Giancarlo Pittelli, dove questi personaggi erano indagati da De Magistris anche per via della legge Anselmi sulla ricostituzione di logge segrete in Italia. Questo perché? Perché sto raccontando questo di mio personale? Per far comprendere soprattutto come la 'Ndrangheta non sia assolutamente quello che è l'immagine folcloristica che si ha di questo tipo di criminalità organizzata, cioè del mafioso calabrese rozzo con la coppola, la rubata, perché non è assolutamente così. Il grado di raffinatezza raggiunto dalla 'Ndrangheta, ma da sempre, è elevatissimo e ha sempre avuto estensione nel potere politico ai più alti livelli. Uno dei casi più recenti è stato quello del senatore Di Girolamo, ad esempio. Di Girolamo, che recentemente ha, scegliendo la vita abbreviata, è stato condannato comunque a 5 anni e che era ha patteggiato 5 anni e in base ad un sistema di riciclaggio accertato di 2 miliardi di euro attraverso la Fastweb, quindi società telefoniche internazionali importantissime. Questo è soprattutto quello che può riguardare anche Trieste rispetto alla 'Ndrangheta, cioè c'ha un grado di infiltrazione così sottile e profondo che arriva dappertutto. Un'altra caratteristica profonda è stata la grande intuizione che ebbero queste famiglie, che ancora allora forse erano un po' come l'immagine folcloristica, quelle dei rapimenti degli anni 70 e 80, quando, mentre la mafia siciliana aveva il monopolio assoluto del traffico d'eroina in tutto il mondo, compresero che la droga del futuro sarebbe stata la cocaina. Ora, io penso che a Trieste di cocaina ne circoli un po', come dappertutto, insomma. Dove c'è la cocaina, c'è la 'Ndrangheta, perché loro,
Mentre i siciliani continuavano, passarono poi attraverso anche questo periodo molto, molto manifesto delle stragi, la 'Ndrangheta lavorava in silenzio. Lavorare in silenzio, tra l'altro, è una struttura profondamente diversa dalla mafia siciliana. Mentre la mafia siciliana è come una vera e propria società qualsiasi, cioè nella quale tu entri, la 'Ndrangheta ha una struttura essenzialmente familiare, è molto frantumata, cioè non c'è, come sembra emergere dalle ultime indagini di Milano, della Bocassini e del procuratore Pignatone di Reggio Calabria. È sembrato sortire questo crimine, questa struttura anche nella 'Ndrangheta vertigistica. In effetti non è vero, non esiste, perché proprio la sua forza è stata questa di essere assolutamente autonomo, ogni gruppo, ma coordinato in qualche modo per accordi. E questo qui l'ha resa molto affidabile a quei tempi, quando loro decisero di investire in cocaina, l'ha resa molto affidabile per i narcos colombiani, perché se la mia famiglia mafiosa è fatta da mio fratello, mio cognato, mia cugina, mia sorella, è difficile che io faccia il pentito, il collaboratore di giustizia, e quindi che faccia saltare l'organizzazione. Questa l'ha resa molto stabile e molto apprezzabile da gruppi potenti come Narcos. Loro hanno conquistato con questo il mercato internazionale della cocaina. Non c'è cocaina che circoli in Europa che non passa attraverso le famiglie, soprattutto del regime. Questo flusso enorme di denaro loro l'hanno dovuto reinvestire, sono dei grandi imprenditori in qualsiasi campo, soprattutto la cosa più immediata è quello del movimento terra, dell'edilizia, eccetera. La quantità di denaro che muovono è così spaventosamente grande che non hanno bisogno neanche di uccidere, cioè a loro basta corrompere, basta introdursi negli ambienti. L'altra cosa, e ritorniamo a quello che dicevo all'inizio, che l'ha presa veramente poi vincente, è questa relazione particolare con alcune logge massoniche, cioè ci sono una serie di logge massoniche non ufficiali, non come il Grand Oriente d'Italia, che se per questo partirono, e di questo ne sa meglio di me Pietro, partirono da Trapani e partirono anche da Stefano Bontate, ma sempre in combutta in qualche modo con queste famiglie calabresi. Loro finiscono per introdursi a qualsiasi livello negli appalti e piano piano penetrano l'economia. Ora, perché a Trieste dovrebbe interessare la 'Ndrangheta? Perché qui la cocaina c'è, quindi loro hanno introiti qui, quindi loro li devono riciclare, e li riciclano mettendosi a fare affari, corrompendo le parti della politica più disposte, le parti più disposte anche delle forze dell'ordine, e pian piano facendo una concorrenza assolutamente sleale. Perché pensate che i narcos colombiani, per riciclare il denaro a Miami, pagano fino al 55%, quindi su 1 milione di euro gli restano 450.000 euro o dollari, insomma. Quindi loro per riciclare il denaro pagherebbero tantissimo. Se trovano una situazione favorevole per reimpiegarli investendo, cioè risparmiano tantissimo, non devono pagare la percentuale che gli serve per riciclarli, non solo, la investono. Allora, ritorniamo a quello che stavo dicendo. Questo quantitativo enorme di denaro loro lo reinvestono, perché sono degli abilissimi imprenditori, comunque, su questo non c'è dubbio. Dovendo riciclare questo denaro, a loro non interessa molto quanto realmente poi guadagnano, cioè nel senso che l'importante è che li mettano in un circolo legale questi soldi che inizialmente acquisiscono soprattutto tramite il traffico della cocaina. Ora mi sembra chiaro che rispetto ad un imprenditore che invece per tirare avanti la sua azienda ha a che fare con le banche,
e con tutti i crediti, i tassi di interesse, eccetera, se si mette ad investire uno di questi qua in una città qualsiasi, subito fa piazza pulita. Un'altra grande attività di queste persone, naturalmente sempre attraverso questo grande flusso di denaro, che poi si amplifica, perché i 44 miliardi citati prima da Sandro, dal procuratore Gratteri, sono quello che è calcolabile rispetto ai traffici illeciti, cioè rispetto ai traffici veri e propri di cocaina o di altre attività come l'estorsione, eccetera. Ma questi 44 miliardi vengono reinvestiti in attività legali, e quindi il flusso di denaro non è calcolabile. Ora mi sembra chiaro che, avendo tutto questo denaro a disposizione, qualsiasi concorrente viene man mano sbaragliato. Per cui, quando si inseriscono nel territorio, lo diffamano e lo, dall'interno. Cioè, e questo credo che sia il principale motivo per cui in qualsiasi posto d'Italia ed Europa ormai ci si debba occupare di questo problema. Una nazione straniera che attualmente è proprio la base, conferma da 20 anni, è così, la base operativa assoluta dell'Andrangheta, della Germania, ad esempio, perché in Germania, tra l'altro, non esiste un reato di associazione mafiosa, è molto difficile fare delle intercettazioni, sono vietate le intercettazioni ai locali pubblici, e soprattutto non ci sono delle rigide normative antiriciclaggio, per cui per loro è facilissimo andare là ed acquistare attività e inquinare anche quell'economia, con una differenza ancora più drammatica, perché qui, se può sembrare un po' lontana, la Calabria lì è ancora più lontana, e quindi non si fa molto caso a certe cose. Io, intervistando un uomo d'affari un paio di mesi fa a Berlino, mi ha detto questo qui, che una ragazza di 18 anni di origine calabrese ha acquistato all'Ipsia recentemente un'intera strada. L'Ipsia, tra l'altro, è una città storica importantissima, bella come Trieste, cioè con palazzi storici, eccetera. Un'intera strada, perché lì è la polizia che deve dimostrare che tu, il tuo denaro è sporco, e non viceversa, non devi essere tu a dire no, il mio denaro è pulito. Quindi la Germania è diventata ormai un Eden per l'Andrangheta. Vabbè, io farei degli interventi veloci, variando un po', quindi passo il microfono, non so, tutti vuoi prendere un po' di riposo un attimo, lo passo a Pietro. Grazie.